Eccovi, sta in diretta. Sta in diretta a casa sua, diciamo, nel coso suo. Quindi, sì, mi scrive arrivo, mi scrive arrivo. Mi ha scritto arrivo. Vabbè, qua stiamo pure un po' rimbambiti con queste dirette. Comunque, volevo condividere con voi. Mi ha mandato, poi magari se riesco lo metto nelle stories. Mi ha mandato un mio amico da Madrid un video della polizia di Madrid che ferma una ragazza che sta correndo e c'è l'arresto e lei resiste all'arresto. E tutte le persone dalle finestre di fronte, una delle quali era quella che riprendeva il video, tutti a dare addosso a questa ragazza dicendole perché noi dobbiamo stare reclusi dentro, perché allora noi siamo cretini, che tu stai fuori, io sto dentro, e insomma le dicono anche delle parolacce pesanti e soprattutto le dicono non stai facendo perdere il tempo alla polizia resistendo all'arresto. A me il video è sembrato molto molto forte, però insomma c'era anche un senso civico, un senso di comunità da parte di queste persone che strillavano dicendo a questa ragazza, cioè, perché tu devi stare fuori, io devo stare reclusa, che era anche molto molto forte. E adesso ho finito di vedere un film ambientato a Polignano. Ho scritto a Bianchini, quindi adesso vediamo se lui gli va. Facciamo un giorno una diretta con Bianchini per tutti quelli che lo amano. Allora, mi ha scritto: aspetta, aspetta, mamma che sto arrivando, però non lo vedo. Va bene, hai ragione, le parolacce sono ingiustificate, però almeno non ho capito qual è il senso. Esatto, Denise, cioè a me sinceramente risultava molto molto forte, mi ha fatto anche proprio impressione, perché poi questa ragazza si dimena, non vuole entrare nella macchina, urla aiuto, aiutatemi, aiutatemi, e invece di contro la gente gli diceva ma che cavolo ti urli, cretina, chi ti ha detto di correre, perché io sto qua e tu stai là, insomma, però effettivamente era molto 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 forte. Però, insomma, non so quale sia la vostra impressione. Io oggi sono molto, diciamo, come posso dirla bene? Molto, molto demoralizzata, ecco, molto demoralizzata, perché sentivo l'intervista, cioè non l'intervista, diciamo, dall'Instagram di Porro, che per fortuna adesso è una settimana che non ha più sintomi, che sta bene. E però il suo tampone è ancora positivo al virus. E quindi quante persone ci stanno in giro positive al virus, ma non si sa perché i tamponi non vengono fatti, perché una mia amica c'ha l'influenza, ha telefonato e le è stato detto: è stata in contatto con un cinese fino adesso? No, è stata in contatto con qualcuno che ce l'ha e le ha detto: ma che ne so, io ho preso gli autobus, ho preso le metropolitane, allora stia a casa. E se poi si sente peggio, poi ci richiami. Questa mia amica è stata a casa, è guarita, secondo lei, come Porro. Però nessuno le ha fatto il tampone. Quindi questa mia amica adesso è giustamente libera di uscire perché è guarita e nessuno le ha mai rilevato che tipo di influenza avesse. Per dire, è come lei tantissime altre persone. Quindi qual è il... Mamma, è arrivato Salvatore, lo vedo. Come si fa? Aspettate che vediamo se è arrivato. Eccolo. Che cosa ne pensa? Sta arrivando, eh? O figlio tuo è staccato. Ero lì da 2 ore, mamma, sto qua, cercavo segnali di fumo, ti ho scritto. Ma no, perché io non ti vedevo, poi ho attaccato, ti ho chiamato, poi ho visto che mi scrivevano, è in diretta da lui, di capo, No, vabbè. ero insieme al dottor De Nicola, il medico sociale della scorsa stagione del Napoli, e stavamo parlando di cose un po' così. Io Sembrerà assurdo, ma io ho quasi l'agenda più piena in questi giorni di dirette, perché chi mi chiama a destra, chi a sinistra, e poi
non posso abbandonarvi. Infatti, io alle 5 devo andare a fare un'altra diretta. Allora, aspetta, no, io ti dico una cosa, ti dico una cosa. Tu, logicamente, io, tu, Gianluca, stiamo a casa perché dobbiamo stare a casa. Però io ti sentivo, che cos'è sta cosa? Sei giù, sei demoralizzata, ma non esiste. No, dicevo, sono demoralizzata dall'andamento delle cose, perché ci sono due linee, no? Cioè, io mi sono fatta questa idea, poi magari non è così, però io mi sono fatta questa idea che ci sono due strade da percorrere. Una è quella dell'intransigenza totale. No? E allora, per dire, mi ha mandato questo mio amico da Madrid un video di una ragazza che correva, l'ha fermata la polizia e l'ha arrestata. E io ho visto il video firmato diciamo dalle finestre, e questa è anche molto forte perché urla, chiede aiuto, aiutatemi, aiutatemi. E la gente che invece di compartire la sofferenza di questa ragazza, lei dice: ma come cazzo ti sei permessa di andare in giro? Ma E perché beh, io sono guarda, cretina a stare qua? sì, Le dicono anche delle parolacce anche forti, però il io concordo. senso è che le persone dicono, cioè, danno ragione alla polizia, cioè, anzi le dicono: stai facendo perdere tempo alla polizia per arrestarti, stai Sì. resistendo quando ti devi stare zitta e te ne devi andare in galera. Allora, le vie sono due. Ho una via durissima come quella. Mio marito dice che sto dicendo sciocchezze. Oppure i tamponi a tutti. Ma se no, non. Dove sta Gianluca? Dove sta? Giù alle scale, dipende, non è generalizzabile. Ti dico sempre scemità per cui, no? Non Però. è vero, ma quando mai? No, 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 no. È che io per esempio ho trovato, cioè io non lo so, vabbè, Gianluca sta Luca, vieni là qua perché così non ti sentono, ti sento solo io. Ovviamente, e perché sono io. Ovviamente. Gianluca mi correggerà su questo. Nel decreto, nel nuovo decreto che sta per uscire, ho visto che hanno detto, cioè perché io non capisco sta cosa, io rispetto tutti, rispetto, ma ci siamo riscoperti un popolo di corridori, di atleti, di paracadutisti, cioè tutti gli sport adesso li dobbiamo, proprio adesso li dobbiamo fare. E nel nuovo decreto è stato detto: ok, tu vuoi correre, vuoi fare attività ginnica, puoi farla fuori casa tua o in un raggio tra i 50 e i 100 metri. Ma mi spiegate se tutti quelli del palazzo scendono a fare l'attività ginnica, si ricrea lo stesso? Cioè, ma io questo che non capisco. Facciamo un po' di sacrificio, facciamo, tutti lo stiamo facendo, e siamo a casa, alleniamoci a casa, facciamo lo step sui gradini in casa, cioè facciamo queste cose, se è questo quello che serve. Dimmi Luca, perché hai detto che non si può, che dicevo sciocchezze? Dovete dividere il ragionamento in due, secondo me. Uno di tipo pratico e uno di tipo filosofico. Adesso, senza andare a scomodare la storia della filosofia, il tema è: se dobbiamo stare chiusi dentro, che campo amma fa? No, non ha più senso nulla, no? Eh no, certo, C'è adesso però. una bellissima video che gira su internet, che fermano la polizia ferma un vecchietto sul lungomare di Ostia e gli dice: ma lei da dove viene? E dice: da Santa Marinella, sono 40 km. Cioè, come è arrivato? Con la bicicletta. Ma lei, quando, lei non lo può fare? Dice: ma sì, non lo so, ma io ho 85 anni, ho avuto una Sì, vita l'ho visto, l'ho visto, bellissima. l'ho Che te visto, l'ho visto. vuoi? Allora, adesso, tornando però alla questione invece concreta, perché poi chi governa deve fare cose, deve ragionare su elementi misurabili e concreti. In questo momento ci sono due strategie per affrontare il coronavirus e sono molto legate alla disponibilità dei sistemi sanitari locali. C'è la strategia, diciamo, della cura e la strategia della prevenzione, che è vantaggi e svantaggi. La strategia della prevenzione tiene l'economia aperta. Scusa, tiene l'economia chiusa e quindi blocca tutto il resto e fa molti più danni della strategia della cura. Ok? La strategia della cura però te la puoi permettere quando hai i posti letto e quando la strategia è compatibile col numero di ammalati. Questa è la ragione per cui avete visto che cambiano continuamente scelte, no? Assumono le misure gradualmente. Scusa, perché hai detto che era una stronzata che io ho detto dei Perché tamponi? Perché ti faccio l'esempio, no, io dicevo che ti chiamano la ragazza,
in Germania si possono permettere. No, però aspetta, aspetta Gianluca, io quel video che ha detto Maria Pia, io l'ho visto, e prima di quel video io ho visto un altro video di un ospedale a Madrid dove c'era gente con il coronavirus che poiché avevano finito i posti li mettevano a terra, non avevano barelle, non avevano nulla dove mettere le persone. Anche a Madrid la situazione è drammatica ed è una capitale europea. Per questo forse io capisco questa... Ma mi aiutate a dire, cioè il problema è costo-opportunità, cioè quando il virus ammala in maniera grave una percentuale della popolazione gestibile con le strutture sanitarie che è a disposizione e sono diverse in ogni paese e il virus si propaga in maniera diversa in ogni paese, cerchi di gestirlo curando. Quando invece non ce la fai, vai in saturazione, cerchi di invece di restringere la circolazione limitando la propagazione del virus perché sì, il bilancio perché io tra costi... scemenza. Scusami, il tampone che c'entra? Cioè, anzi, io sto dicendo persone che sono sane, cioè che non hanno sintomi e che stanno bene, come adesso per esempio Porro, che lui dice che sta bene nonostante il tampone sia positivo. Se fai il tampone a tutti quanti ci saranno tanta gente che va a fare la spesa, tanta gente che esce, che saprà di averlo però, e non potrà uscire. Però mamma, lo sai ieri Gabriele Parpiglia mi ha detto che Rugani, il calciatore della Juventus che è positivo al coronavirus, è risultato positivo al terzo tampone consecutivo che gli hanno fatto. Nei primi due no. Bravo, io ti faccio il tampone oggi. Non sei positivo, dopo domani sei positivo, che abbiamo risolto. Primo, secondo, per fare il tampone a 60 milioni di persone si devono mettere 5 milioni di medici, autisti, infermieri e mettiamo in circolo virus. È una cosa che non ha nessun senso. Devi fare le cose che in termini di costo-benefici sono il miglior compromesso, considerato la tua situazione e il livello di propagazione in quel momento del virus. È una questione di numeri, perché chi decide non può decidere. La politica non può decidere sull'onda dell'emozione, perché sennò fa guai, perché il nostro cervello, quando decide emotivamente, sbaglia sistematicamente. Bisogna guardare i numeri, le decisioni, la decretazione progressiva e in cambiamento cercano di aggiustare la strategia sulla base dell'evoluzione della propagazione rispetto alla capacità del sistema sanitario locale di gestire. Situazione. I tedeschi hanno pro capite, quindi per ogni abitante, 5 volte i posti di rianimazione dell'Italia. Si possono permettere di lasciare aperto, non chiude, non fare un danno all'economia, salvare posti di lavoro fino a che non dovesse esserci un livello di propagazione tale da, anche nel loro caso, allora pure questa polemica, no? Poi stanno facendo tutti come l'Italia. E cari, stanno facendo man mano che la malattia progredisce, adottano misure restrittive. Ma non è come l'Italia, come bisogna fare? Gian, ti posso chiedere una cosa? Ti posso chiedere una cosa? Ho 5 minuti, poi devo scappare, poi se siete in linea io ritorno. Praticamente che cos'è questo, i bond Covid gli euro bond? Sono 20 anni che stiamo discutendo se gestire, i paesi dell'Europa stanno discutendo se gestire il debito dei singoli paesi, ognuno per conto suo, o gestire un debito europeo. Cosa significa? Significa che se io emetto un'obbligazione, cioè se lo Stato italiano emette un titolo di debito, nel caso in cui poi lo Stato italiano faccia default, lo Stato italiano deve pagare, ok? Se invece è un titolo, è un cosiddetto euro bond, a pagare sono tutti i paesi europei. Siccome se ne parla da più di 20 anni, ma non si fa, banalmente perché i paesi del nord Europa, ma direi pure giustamente, ma non sono disposti a pagare per il debito nostro, anche perché in cambio ti direbbero da oggi in poi mi dici come spendi i soldi, perché sennò io non rispondo del debito tuo, ok? Certo. Il problema qual è? Non è una risposta così semplice, perché in realtà l'Italia, oltre a essere un mercato di questi paesi, quindi se l'Italia va in default è un problema anche per loro, non è che se ne possono semplicemente fregare, c'è un rischio di contagio finanziario altissimo.
paradossalmente peggio vanno le cose per tutti e meglio vanno per noi, perché se solo noi andiamo male facciamo la fine della Grecia, cioè ci commissariano, ci dilazionano il debito e ci chiedono però delle misure di riduzione della spesa pubblica, come è successo in Grecia. Se vanno tutti male, il rischio che finisca in contatto, nessuno se lo può permettere. E quindi fino a ieri ci hanno mandato a quel paese sugli Eurobond, adesso ci stanno provando sulla scorta dell'emergenza a farli passare, però ci sono finlandesi e olandesi che non ne vogliono sentire. Siccome queste decisioni in Europa si prendono all'unanimità, cioè c'è il diritto di veto di ogni paese, se non sono d'accordo tutti non si decide. Però qui a questo punto è in ballo l'Europa come concetto, cioè siamo un continente come gli Stati Uniti, cioè siamo una federazione di stati, oppure siamo comunque ognuno per conto suo, diciamocelo, e ognuno prende la decisione con sé. E invece un ultimo, siamo già falliti. Sì, siamo falliti. In realtà tecnicamente siamo falliti, ma non fallisce mai nessun paese. Pure il Congo è fallito 6 volte, l'Argentina 4. Quando fallisci rinegozi il debito, non è che succede nulla di irrimediabile. D'altra parte il debito è una convenzione. Uno chiede perché la Germania ha stanziato più fondi, perché c'ha più soldi, immagino. Ma la Germania fa gli interessi della Germania. Ha stanziato più fondi perché ha maggiore capacità di spesa. Sono in surplus... gli Stati Uniti hanno stanziato quasi un miliardo da 25 anni, ma non basta, questo è l'inizio, ma non basta. Il problema non è solo decidere quanto tiri fuori, ma come li scarichi a terra. Cioè una cosa è investo un miliardo e regalo 1.000 euro a mese a tutti quanti, non si risolve niente, si salva la vita delle persone per qualche mese, evidentemente non è che può funzionare a lungo, no? Perché non è che è infinito il portafoglio. Altro discorso è investo, finanzio immediatamente l'apertura di 600 cantieri in Italia, faccio lavorare le PMI pagano degli stipendi e quindi invece di regalare soldi io finanzio un'attività economica che genera reddito, ok? Quindi è un concetto semplicistico pensare in questo momento quanto i paesi stanno mettendo a disposizione come extra risorse disponibili. Il problema è come li metti. In Italia possiamo pigliare pure 600.000 miliardi. Che ci fai? Regali alle persone? Li metti su conti correnti? Non può funzionare. Quello che bisogna fare è rimettere in moto l'economia, e questa è un'altra delle ragioni per cui i blocchi sono sempre progressivi, perché più l'economia la fermi, più è difficile farla ripartire. Se tengo fermo tutto per 6 mesi, le aziende falliscono. Se tengono tutto fermo per 3 settimane, le aziende tra 3 settimane riaprono la saracinesca. Anche questa è una ragione per cui si cerca di procrastinare il più possibile misure di carattere restrittivo, perché misure di carattere restrittivo per tempi lunghi sono distruttive dell'economia di un livello economico. Ah, se n'è andato, ha detto, sai, come quelli lì che vabbè. Tu adesso te ne devi andare, ho sentito. No, però sì, tanto vabbè, tanto noi ne faremo altre in questi giorni, dai, perché noi sono cose. Abbiamo un altro aggiornamento finanziario con Gianluca. Sì, sì. Anche perché diciamo così, ogni decreto dobbiamo fare una diretta, perché è l'unico che può aiutarci su queste cose. Sì, ma voi vabbè, avete capito la mia vita, no? Io provo a dire una cosa, ma è che è una mia opinione, ma avrò diritto alle mie opinioni. Non ho più fatto. Tu hai sempre diritto, tu hai sempre diritto. Io dico le cose e lui dice, sì, vabbè, ma è una stronzata questa. Scusa, ma potrò avere un'idea mia, sarà pure una stronzata, ma tutta Italia c'ha diritto. No, però sai che cosa? Forse, vabbè, lui si riferisce comunque, è il suo lavoro, è come se magari lui avesse un giudizio sull'interpretazione, su un testo di un attore, una cosa così, e tu dici, no, è roba mia, fai fare a me. Non solo, e succede, mi prendo le mie rivincite, però mamma, anche lì si prova. Lo so, ma Gianluca è forte, ma tu sei più forte, ti mando un bacio grande, mamma. Ciao, no, niente, lo devo fare, vai, ciao tesoro. Su, mi raccomando, su. No, oggi mi sono preso proprio così. No, è a Izet, non ti far prendere così.
Va bene. Ciao ciao. Ciao ciao. No, stavo dicendo che mi sono dimenticata. Ah, no, che dico che una delle cose per le quali litighiamo a morte è che tipo vediamo una cosa, io non lo so, ditemi che succede pure a casa vostra. Immediatamente, scusa, ma aspetta, questo dove la. Che film ha fatto questo? Che, ovviamente io ne so di più che film ha fatto, dove stava, più di lui, o sicuramente li riconosco più in fretta di lui. Mannaggia misero tutte le volte! E lo sa che non mi deve rompere le palle. Ma che ha fatto? E dai, ma che dico? Ma che ha fatto questo? Ma che dov'era questo? Ma che film ha fatto? Ma dove l'abbiamo visto? Ah, io voglio guardare! Deve essere un silenzio di tomba! E lui no, ditemi che succede pure a casa vostra. Mi senti? Niente, mi sente, ma non commenta perché sa che è una cosa proprio. E certe volte mi piglio delle rivincite pazzesche che improvvisamente nel silenzio dico: comunque, pure a mio figlio, comunque non avete capito nessuno dei due questo chi è. Perché chi è? Quando mi direte questo chi è, poi dopo riparliamo. E mi prendo le mie rivincite, non lo dico fino alla fine, che era affangata. Non succede pure a voi. Con il futuro, comunque, l'Italia deve essere più preparata a affrontare emergenze. Magari. Bravo, discorso chiaro, ma è difficile. Sipario e via. Esatto, sipario e via. Il diritto alla salute viene prima dell'economia. Sì, però da quella non prescinde, nel senso che poi se ci stanno i soldi ti curi, se non ci stanno i soldi non ti curi. Allora, ragazzi, io vi abbraccio forte forte. Non so, c'è qualcuno che va, saluto qualcuno. Noemi, saluto Noemi simbolicamente a nome di tutti voi. E come al solito ci vediamo allora per questi appuntamenti di economia con Salvio e mio marito. Non c'è più quella ragazza. E va bene, allora io vi saluto ragazzi, è stato un piacere. Io come al solito vado così un po' alla cazzo, diciamo. Non ho una scaletta come invece la mia Geppina vorrebbe che io avessi. Non so più se c'è all'ascolto. E ho anche loro in succio, però insomma faccio quello che posso, quello che sono capace di fare. E scrivetemi se avete richieste particolari, se avete domande.